Ciao, benvenuti a un nuovo video. Allora, a inverno inoltrato, posso dire che sì, finalmente tutti gli articoli che avevo acquistato su Wish sono arrivati. Ho iniziato quest'estate a comprarli. Comunque, sono arrivate tutte ed è ora ve le mostro. Perché? Perché tutto un video a tema calzini, ma calzini pucciosi, non classici. Allora, intanto, visto che li ho iniziati ad acquistare quest'estate, settembre, le inserzioni, quelle dove ho acquistato io, ovviamente i prodotti sono esauriti, però vi metto il link qui sotto di alcune simili. Se quando guardate il video sono già esaurite anche quelle, con una ricerca correlata le riuscite comunque a trovare, o diverse, o comunque fate una ricerca. Intanto ve ne metto qualcuno, poi se sono esaurite basta fare correlati o simili ed si trova tutto tranquillamente. Dunque, parto da quelle più estive, queste proprio più leggerine, e il prezzo di queste era di 1 euro più 1 euro di spedizione. Io uso sempre lo sconto almeno del 10%, perché se spesso Wish mi dà lo sconto del 5% con l'app, ma resisto, il 5% non compro niente, dal 10 in su. Ed è quindi, lo uso sempre, quindi 95 centesimi più una di spedizione, 1,95 euro l'una. Non so se è un buon prezzo o no, probabilmente se le compro in negozio, tipo nei negozi cinesi oppure al mercato, le pagherei meno, ma sono deliziose. Ora ve le mostro. Allora, la prima che vi mostro è questa. Fatte così, sono proprio, questo è proprio cotone, ma è un cotone fatto anche bene, perché se guardate dentro ci sono anche rifinite bene, sto ve ne mostro solo una per fare capire, però è un bel cotone e sono di Snoopy. C'erano di diverse disegni e io ho scelto questo. Sono belline, sono belline, sì, non Snoopy. Il mio lato bambina che torna fuori, poi non contenta, le ho prese con i gattini. No, ma guardate che carine. E anche queste non hanno comunque troppi fili che sporgono, proprio in cotone cotone, ben elasticizzato. E poi queste qui. Subito avevo trovato queste e infatti le ho prese. Ah, se le vedete un po' spiegazzate è perché le ho lavate tutte, quindi per quello. Cioè, è minù. Queste hanno un po' di più fili dentro, però belle elasticizzate. Avete presente gli aristogatti? Ecco, minù. Rosa con il gatto ovunque, eccole. E poi dopo, qualche giorno dopo, che avevo preso queste perché per me erano bellissime, qualche giorno dopo mi è venuto tra le proposte queste e non ho potuto non prenderle. Quindi. Ok, con tanti fili dentro, ma solamente nella parte del disegno. Poi il disegno è fatto benissimo, cioè. E allora non potevo non prendere anche queste, sinceramente. Dunque, queste erano tutte quelle estive, ma mettetevi comode perché stanno per arrivare. Se vi piacciono le cose a tema Disney, vi piaceranno. Stanno per arrivare quelle altre. Allora, queste qui, su, facciamo il pacco perché ve le mostro divise in base ai soggetti, magari. Ok, dunque, queste qui però costavano un pochino di più perché costavano 2 euro l'una più 1 euro di spedizione, però glielo pagate 1,95 perché sapete che uso lo sconto, quindi no, se 2 euro, infatti dicevo no, c'è qualcosa che non torna. E le altre con lo sconto del 10 erano 90 centesimi più 1 euro, quindi 1,90 euro. Perché il 5? Ah, perché vi parlavo che non uso mai il 5, ecco. Mentre queste che venivano 2 euro le pagate 1,80 euro l'una con la spedizione 1 euro, quindi 2,80 euro l'una. Ce la farò mai? Bah. Dunque, partiamo con la prima perché sono un pochino più pesanti queste e più lunghe, ma sempre in cotone, quindi per me è primavera o autunno. Paperella, che vedete che sono più lunghe. Allora, la cosa particolare di queste sono intanto che sono più lunghine, poi che
che hanno il colore giallo della paperella sia sul risvoltino qui, faccio vedere anche dentro perché dentro, guardate, sì, sono stampate, quindi è solamente rifinita alla fine e pochissimi fili hanno. Poi ha la parte del becco sulla punta, ma ha il color becco anche sul tallone, per farvela capire. Bella, è bella, è particolare ed è, a me piaceva tanto. Sinceramente, a me piaceva davvero un sacco. Poi, più particolare o più classica, non lo so, ma che io volevo, quella fatta a mocca con risvoltino bianco, la punta nera e il tallone nero che sembra una macchia sempre della mucca. E queste erano quelle più classiche, perché se siete pronti con quelle Disney, ora ve le mostro. Partiamo con Silvestro. Allora ve ne mostro una, è fatta così, sempre lunghina, punta grigia ed è proprio tutto Silvestro, quindi aspettate, ah, vi faccio vedere anche i fili dentro che mi interessano. Ha solo il contorno, è proprio Silvestro, quindi è solo un'immagine. Ma è bellissimo, cioè è fatto benissimo a mio avviso. Poi, visto che non ero contenta, vediamo cosa vi posso mostrare. Ok, sempre fatte così, quindi a figura intera. Bugs Bunny! Io in questo caso credo che le ho prese tutte, sì, le ho prese tutte. Non c'era Titti, non c'era. Quando c'era Silvestro non c'era Titti, non l'ho trovato, almeno io non l'ho trovato. Bugs Bunny, no, vabbè, sempre. Punta grigia, sempre così. Sempre. Quindi anche allargando non si deforma l'immagine perché è stampata, poi è solo il contorno rifinito. E per me è bellissima. Poi, andando avanti, sempre quelli a figura intera, Daffy Duck. Questo è sul viola con la parte nera e la parte nera davanti perché richiama Daffy, giustamente, sempre uguale, quindi non so come allargarlo per farvela vedere tutta, ecco. Dunque, se non siete molto freddolosi o se avete caldo in casa, potete anche tranquillamente usarle in inverno perché sono ed arrivano sopra la caviglia. Poi finiamo con l'ultima figura intera e anche qui non potevo resistere con Taz. Allora, eccolo qua. Quindi fatto così. Ok. E niente, cioè, per me sono stupende. E sì, sono tutte quelle che ho trovato, c'erano tutte, quindi le ho prese tutte, sì, e sono arrivata adesso, però ok. Poi finiamo, accorcia, 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 abbrevio, con quelle ed è più decorate. Allora, dunque, vi mostro la prima che è questa, Speedy Gonzales. Quindi ha sempre la stessa cosa, sempre la stessa lunghezza, ma ha tanti Speedy, che però dalle immagini, sì, sono diversi, ok. Dentro sempre solo nel contorno ha diverse espressioni, quella stupita, questa, questa, poi si ripetono, però sono carine. Invece di essere figura intera sono così e sono carine. Poi sempre con tanti disegnetti, anche qui non ho trovato il suo compagno, ma lo cercherò perché Vile Coyote. Quello di Bip Bip, cioè devo trovare assolutamente il Bip Bip. Vabbè, sono bellissime, per me sono bellissime. Se vi piacciono e non avete problemi, cioè non vi non intimidite, non vi, come si dice quando hai vergogna? Non vi vergognate di mostrarle queste? Per me sono bellissime. Ultimo paio, Scooby-Doo. Queste sono più semplici, ma non per questo meno carine, perché hanno Scooby, eccolo qui. Poi dopo
ed è per riempire la calza, hanno queste righe ed è belle, sono belline. Dentro questa è un po' tanto filosa, ma solamente nel dettaglio, poi dopo il resto è tutto stampato. Perché vi mostro sempre i fili? Perché ci sono delle calze che hanno talmente tanti fili che quando andate a infilare il piede vi si incastrano le dita o le unghie nei fili ed è una cosa antipatica e anche dolorosa. E poi dopo perché camminare su tutto questo castrone di fili, cioè in questo caso solo sulla caviglia, ma se fosse anche sotto la pianta del piede, perché tante le hanno. Ed è camminare su questo castrone di fili, anche se fili morbidi, dopo un po' dà fastidio, ve lo assicuro. E quindi ve lo mostro sempre. Se è una cosa che non vi interessa, niente, non lo faccio più. Però io quando cerco le calze che sono decorate, è una cosa a cui faccio sempre molta attenzione. E niente, questo era l'ultimo paio di calze. Quindi ho fatto abbastanza danni, sono a posto per un po', ma non potevo resistere, se erano troppo troppo belle. Fatemi sapere se qualcuna di queste l'avete anche voi, quale vi piacciono di più, se pensate di prenderne qualcuna o se ne avete viste altre che vi piacciono o che avete preso. Come sempre, spero avete avuto un pochino di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, Ciao! ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!